Eventi e solidarietà, decima edizione per il Drugs Off, ci racconta tutto Franco Ricciardi. Giunge alla decima edizione Drug Off, l'appuntamento a sostegno del Chase Genova, il centro di solidarietà che ogni giorno offre supporto alle persone più fragili e vittime di dipendenze. L'evento, patrocinato dalla Fib & Fit, propone un pomeriggio all'insegna del Biking Program, la disciplina sportiva e non competitiva che simula il ciclismo in sedute di allenamento mirate allo sviluppo e miglioramento delle capacità fisiche e mentali. 60 bike per 3 ride di 45 minuti ciascuna, sino a 180 persone che possono partecipare a sostenere l'iniziativa. In programma domenica 24 settembre a partire dalle 17 sulla terrazza del Lido di Genova. Con il ricavato dell'evento, la Fondazione Chase acquisterà le calzature tecniche che completano l'abbigliamento sportivo per l'allenamento e le partite di campionato dei ragazzi che giocano nel Chase Genova Sport, squadra di calcio di terza categoria dilettanti, composta da ragazzi migranti, richiedenti asilo e ragazzi che seguono i percorsi per il recupero dalle dipendenze. Quest'anno è la decima edizione di questo evento del Drug Off e per fortuna abbiamo avuto un ottimo riscontro in termini di partecipanti. La gente è sempre sensibile a tutti i temi che possono dare un contributo alla società, specialmente a questi ragazzi a cui poi doneremo le divise piuttosto che le scarpe del Chase. Prevediamo circa 180 persone che si alternano nelle nostre tre ride. Saranno tre ride condotte dagli istruttori che sono all'interno e quindi siamo comunque contenti della risposta che abbiamo avuto dai nostri pedalatori e in più siamo contenti del fatto che tante persone scalderanno il loro cuore non solo attraverso il movimento, attraverso l'attività fisica, ma lo scalderanno anche facendo una buona azione, versando appunto il contributo che si chiede per poter partecipare alla nostra decima edizione del Drug Off. Il nostro Drug Off è fatto come un evento benefico a favore del CES, del Centro di Solidarietà Genova, il cui presidente è Enrico Costa. La fondazione era, diciamo, il naturale proseguimento della fondazione Bianca Costa, della mamma di Enrico, e conoscendo sia la famiglia sia le persone, ma specialmente il loro impegno nel sociale, noi abbiamo deciso di abbracciare questa causa. Ce ne sono mille buone di cause. Lo sport sicuramente è un'attività che unisce, ha dei valori come i valori del volontariato e della beneficenza, che sono valori sani. Noi crediamo in questi tre valori. Il Drug Off è fatto con il volontariato di tutti i nostri istruttori, è fatto per beneficenza verso il Centro di Solidarietà Genova e come loro cerchiamo di ispirarci ai valori che animano e che nel tempo hanno visto crescere il Chase negli anni, sempre ovviamente legati a un'attività benefica per questi ragazzi. L'evento di quest'anno è dedicato all'istruttore Rafael Kunreich, recentemente scomparso. Per l'occasione, il fratello Uriel, musicista jazz, accompagnerà gli allenamenti con musica dal vivo.